cavale sulla fiction che Sky si è inventata per fare profitto, ma Sky è un'impresa, fa profitto, c'è anche del altro, e che ci etichetta malissimo. E poi chi parla di queste cose ci racconta una realtà che è dura, che è drammatica, e chi scrive libri, tipo Saviano, ma anche un magistrato, anche Caterlo Maresca, conosce il male, perché di professione noi lo paghiamo per estirpare il male, ma non per sanare poi la ferita, perché la ferita che Caterlo Maresca e i suoi colleghi magistrati lasciano la deve sanare qualcun altro. E mi permetto di dire che il lavoro che fa Maresca, per quanto è importante e fondamentale, perché ci mette in galera personaggi come Setola, come Zagaria, che il presidente della regione Campania direbbe sono dei respiratori abusivi di ossigeno e stanno bene dove stanno, cioè in galera, poi deve arrivare lo Stato, deve arrivare lo Stato per cercare di fare qualcosa su quel territorio dove obiettivamente i camorristi hanno una impresa che è criminale ma che produce reddito, che fa profitto, che dà posti di lavoro. Lo Stato deve arrivare, perché quando il dottor Maresca o un altro magistrato della procura distrettuale antimafia entra in un paese che si chiama Casal di Vince, che arresta 50, 60, 70 persone, sequestra beni per 10, 20, 30, 40, 50 milioni di euro e mette in galera gente, ha sicuramente estirpato un male. Poi però c'è bisogno dello Stato che gestisca bene quei beni confiscati, altrimenti certe aziende che prima erano in mano ai camorristi e davano lavoro falliscono e fanno perdere il lavoro. Io purtroppo ho assistito, per esempio, a Casal di Ricci, che vedo Renato Natale, che è un signore che ha vinto le elezioni, a quale lo Stato ha riconsegnato un comune dopo 2 anni e mezzo di amministrazione straordinaria, che stava peggio di quando gli era stato dato dai commissari storici come quello casertano. È una parola vuota se non la riempiamo di contenuti. E c'è bisogno di classe dirigente. La classe dirigente sono i politici, sono quelli che devono fare delle scelte per risanare un territorio. Se io dovessi dire, e faccio l'esempio del mio paese, io vengo da Sant'Anti, magari non lo conosce nessuno, no, qualcuno mi dirà il paese di Gigino Cesare, io dico che è il paese dove è nato Nicola Romeo, un signore che faceva l'ingegnere e che inventò l'Alfa Romeo, anonima fabbrica lombarda automobili. E scusatemi, se vi dovessi dire qual è di questo paese, quindi questo è il contesto in cui andiamo ad operare, per cui noi non è che raccontiamo male questo territorio, dovremmo raccontarlo bene, molto bene, perché quando un paese non funziona non è solo colpa del politico ma anche colpa dell'informazione, perché l'informazione in questo paese è stata fatta male, abbiamo raccontato male il paese, abbiamo sicuramente raccontato un paese che per una parte è criminale, cioè al sud c'è il crimine organizzato e al nord ci sta invece la buona economia, e dicendo questo abbiamo insozzato anche il sud. Però io non sono d'accordo con quello che diceva Zannini, cioè che ci raccontiamo solo male. Dobbiamo raccontarci sicuramente meglio e dobbiamo smettere di pensare che i magistrati possano risolvere i problemi di questo territorio. Maresca farà il suo lavoro, viene pagato per questo, per estirpare il male capitale, ma poi dopo Maresca deve arrivare, dico, il presidente De Luca, posso dire il sindaco dal dettaglio, a fare l'altro lavoro, quello più importante, a rappresentare lo Stato nell'ordinarietà. E io credo che perché non solo hanno soldi ma hanno difficoltà ad avere un'interlocuzione anche con il governo centrale, perché c'è, io credo, ma magari i sindaci che hanno parlato con De Luca gliel'avranno detto, hanno anche difficoltà a far capire quali sono alcune esigenze oggettive su certi territori che sono state martoriate dalla mafia. Perché quando noi parliamo della mafia, del clan di Casalesi, del clan Belforte, del clan di Augusto La Torre, perché ci troviamo a casa di un signore che si chiama La Torre, qua ha fatto il bello e il cattivo tempo per tanto tempo, è gente che ha devastato, ha distrutto il territorio, ha distrutto il futuro dei figli di questi territori, a Casal di Vince, a Mondragone, come in altri posti. Ecco, legalità. Io accanto a me ho un avvocato e a lui chiedo, possiamo riempire di contenuto questa parola legalità su questo territorio? E se posso, ti do del tuo perché ci conosciamo, chiederti, è cambiato qualcosa nel corso di questi anni? Perché da un lato abbiamo uno Stato rappresentato dalla magistratura, che è un'articolazione dello Stato, che ha riscosso indubbi successi, ma poi... Sì, buonasera a tutti. Io credo che il problema vada affrontato, forse
capovolgendo la tua espressione ultima, vi è Maresca come ci sono tutti i magistrati, ci sono le forze dell'ordine, ma poi ci deve essere la politica. Io penso che il problema vada capovolto. Io ho la sensazione che ci debba essere prima la politica e attraverso essa politica ci debba essere il sociale. Perché il ruolo della magistratura, il ruolo delle forze dell'ordine, non è quello a cui abbiamo purtroppo relegato loro in questo periodo. Io sono d'accordo con te, cioè nel senso che in un contesto così, però adesso sono loro che devono fare prima. Perché? Perché noi abbiamo, come se avessimo consegnato lo Stato e il controllo dello Stato alla magistratura, ma non è questo il compito della magistratura. Il compito della magistratura è quello di intervenire su fatti che possono avere un interesse giudiziario. Il punto è che oggi diventano loro, dal lato della difesa, mi capita di fare. Non solo non diminuisce la criminalità, si trasforma la criminalità, però attenzione, la trasformazione della criminalità è verso il basso e mi riferisco all'età di chi delinque. E questa cosa è estremamente allarmante. Io cercavo qualche giorno fa per un altro intervento, qual è la statistica dell'intervento degli assistenti sociali nella materia minorile, e notavo che abbiamo avuto un incremento spaventoso nel giro di pochi anni. Si è passati dal 2007, dove un papà che racconta al figlio la miseria di questi personaggi e i motivi per i quali lo fa Maresca sono motivi nobilissimi. Ogni papà dovrebbe insegnare ai propri figli che cosa significa la legalità, per evitare che sia una parola vuota di significato, cioè che resti una sorta di rumore di fondo. Non so, anche questo convegno ci siamo parlati, il giornalista ha parlato male del clan dei Casalesi, l'avvocato ha parlato male dei camorristi, il magistrato dice che lui fa bene il suo mestiere, De Luca ci dirà che farà qualcosa per questo territorio, arrivederci, grazie, insomma, e poi ci rivediamo la prossima volta a parlare sempre delle stesse cose. Invece la cosa bella è che si vede qualche cosa, perché ascoltando chi parlava, c'è la regia di Caserta che con Pappano che legge Beethoven porta centinaia di ragazzi, ma prima la regia di Caserta, scusatemi l'espressione volgare, era un cesso, non era la Versailles d'Italia. E così potrei raccontarvi anche di Pompei, che fino a 2-3 anni fa era tutto tranne che il più bel museo all'aperto del mondo. Oggi se ci andate c'è il piacere di visitare il Domus, attraversare gli scavi archeologici e vedere migliaia di persone che sono finalmente contente di pagare 11 euro per vedere un museo. Mi pare di capire che non ha vinto, perché la mafia di Casalesi sta male, sta ancora là. Sì, ahimè. Intelligente sto ragazzo, sto Plutarco, dobbiamo pensare di invitarlo alla prossima riunione. Io ringrazio l'avvocato Zanini, oltre perché ha deciso di ospitare per l'ennesima volta un mio libro a Mondragone, perché mi ha fatto partecipare ad una riunione politica dopo 24 anni. Perché io, da bambino ho fatto politica attiva, facevo il consigliere comunale del mio paese di 60.000 abitanti, che è San Giorgio a Cremano. E poi evidentemente non mi è riuscito bene, perché ho deciso di fare il magistrato, ho cercato di farlo, credo e spero, almeno fino ad oggi, con maggior fortuna. Proverei però, perché mi piace ricordare i vecchi tempi, a fare, non me ne vorrà il presidente De Luca, sicuramente più abile di me, ma a fare un discorso politico. E il mio discorso politico, anche perché di giustizia, di cose, purtroppo, ahimè, ne vivo il quotidiano. Il mio discorso politico parte da questa domanda, cioè da un interrogativo che poi è alla base anche di questo lavoro, e cioè qual è il male capitale? No, perché noi probabilmente lo diamo per scontato, e cioè perché noi siamo arrivati a questa situazione di degrado? No,
lo dicono tutti, e addirittura diciamo Chiarello ha dovuto giustamente abbandonare, e per tutti è una cosa traumatica, il luogo, diciamo, dell'infanzia e delle vacanze, no? Per spostarsi. E perché? Noi ce lo chiediamo, ma noi, diciamo, ciascuno di noi se lo chiede, diciamo, perché siamo arrivati a questo? Ma di chi è la colpa? Cioè, di chi è la colpa? Perché noi siamo, diciamo, in questa situazione? Della criminalità organizzata? Diciamo, troppo semplice, vogliamo anche abbastanza banale. Quali sono le ragioni della devianza? Perché i ragazzi oggi trovano molto, ancora oggi, trovano molto più attraente la criminalità organizzata che non andare a coltivare le terre, per dirne una. Ci sono ancora ragazzi che vanno a coltivare le terre, che aspirano, diciamo, a fare questi lavori che poi una volta, diciamo, si diceva nobilitano, o meglio nobilitavano l'uomo. Sicuramente. Ma i risultati sono pari a uno, non diciamo a zero, ma a uno. Di chi è la colpa? Dell'informazione? Anche, probabilmente. Io sono d'accordo, diciamo, in parte quando si dice Gomorra, che non è informazione, peraltro, no? Perché pure questo bisognerebbe farlo capire, Gomorra non è informazione. Magari gioca sull'idea che oggi alla camorra, alla criminalità organizzata, per soddisfare un'esigenza. L'alternativa bisogna darla, perché se non c'è alternativa la strada, diciamo, continuerà ad essere lastricata di morti ammazzati, di estorsori, di soggetti che si affermano più o meno giovani o che escono dal carcere e riprendono. Purtroppo il dato e che è un dato storico significativo, perché se noi andiamo ad analizzare gli ultimi 30 anni e andiamo a vedere, ma basta semplicemente analizzare i certificati penali, no, di alcune persone, di alcune famiglie. Io ho lavorato quasi 10 anni anche su Mondragone e l'avvocato Zanini ne è testimone, perché è mio contraddittore spesso su questi temi. Sono arrivato quasi al terzo giro, cioè li ho arrestati appena entrato, poi li ho arrestati a metà e poi li arresto alla fine. Sempre stesse famiglie, sempre stesse situazioni, sempre, diciamo, stessi fenomeni. Non è possibile. Non è che ci manca, anche questo si dice, no? Comunemente, penso che sia una cosa abbastanza nota. Però poi se deve dire, scusa, ma chi l'ha votato? Cioè, c'è stato qualcuno che ha scelto di mandarli e di farsi rappresentare, no? Poi vabbè, si potrebbe aprire tutto un altro capitolo, cioè cominciare a parlare della responsabilità politica, no? Perché è una cosa che pure questa non è quasi sconosciuta ormai nel nostro paese. Cioè, uno o è fetente o non è fetente, non può essere incapace, perché la responsabilità politica è il segno dell'incapacità di governare. Può darsi che non sia fedente, ma sei solo non capace. Allora, se sei non capace, come avviene in tutte le altre categorie, o dovrebbe avvenire, diciamo, tendenzialmente in tutte le altre categorie, ti metto da parte, diciamo, ci saranno altri che saranno più capaci di te. Ma tutto questo, repressione, prevenzione, cultura, politiche sociali, delle indicazioni precise. Queste indicazioni si chiamano principi di società civile, noi questi li dobbiamo scrivere tutti quanti insieme e li dobbiamo scrivere presto. Grazie. Questo per dire che il male capitale c'è ancora, no? I ragazzi vanno alle scuole a Catello Marisca, ma lo Stato dov'è su questo territorio? Ma lo Stato che cosa fa su questo territorio? Perché, come dicevamo, recidere i legami tra politica e criminalità, arrestare i camorristi è un compito, per carità, importante, ma non è tutto, non è essenziale. Poi deve arrivare la buona politica.